Ciao a tutti, con questo video mi propongo di continuare idealmente, anzi virtualmente, il cammino attraverso i canti della Divina Commedia che sto facendo da 2 anni e mezzo con un gruppo di bellissime persone ad Armonia Mundi e che è arrivato al 16° canto del Purgatorio, che è per l'appunto l'oggetto, insomma l'argomento di cui mi occuperò stasera. Come al solito, come faccio negli incontri, faccio precedere la recitazione del canto da un breve sunto, insomma, io dico sempre un riassunto al netto dei problemi che il canto comporta, che ci permetta semplicemente di seguirne la trama e quindi anche la recitazione senza troppa fatica. Dunque, siamo nella terza cornice, una cornice nella quale impera un'oscurità assoluta, addirittura un'oscurità densa, pungente, che costringe Dante a chiudere gli occhi e quindi, a camminare come un cieco appoggiato alle spalle di Virgilio, alle spalle della sua guida. Nella cornice l'unico senso che può funzionare quindi è il senso dell'udito. Dante sente pregare, invocare l'agnello di Dio e chiede spiegazioni a Virgilio, chiede se si tratti di penitenti o meno. Fatto sta, Virgilio chiarisce a lui e a noi, che altrimenti non lo sapremmo, che stiamo nella cornice in cui si purifica l'ira condia, e che Dante sta ascoltando quindi preghiere fatte dai penitenti. Fatto sta che questo scambio di battute consente l'entrata in scena del personaggio protagonista del XVI canto, che è Marco Lombardo, il quale, per il poco che dice di se stesso, induce Dante a fare una domanda che gli urge dentro, una domanda importante: perché il mondo è privo, perché nel mondo impera il male? Ecco, è responsabilità umana o è responsabilità degli astri? Marco Lombardo, come dire. Diciamo, la domanda è l'occasione per Marco Lombardo di prodursi in un discorso importante, complesso, corposo, che costituisce il corpo maggiore, insomma, del XVI canto. Asserisce senza equivoci il libero arbitrio, quindi la responsabilità umana, dopodiché si produce in un discorso politico, in un'analisi della situazione politica, nella quale il problema più grave, il dramma maggiore è data dalla mancanza dei due poteri, il potere temporale e il potere spirituale, i quali dovrebbero mantenere una relazione di reciproco rispetto e autonomia, indipendenza l'uno dall'altro. Questo discorso lo porta poi a ricordare a Dante che ancora nel 1300 sono testimoni della virtù che si coltivava nei decenni precedenti tre personaggi ancora viventi, ma certo assai in là con gli anni. Fa pure i nomi: Guido da Corrado da Palazzo, Guido da Castello, Gherardo, il buon Gherardo. E proprio questi, che tutto sommato è il personaggio che dovrebbe essere più noto, proprio di questo Gherardo Dante mostra, il pellegrino mostra di non sapere poi molto. E quindi chiede delucidazioni ancora a Marco Lombardo. Lo dico perché queste diciamo sono le battute conclusive del XVI canto. Marco Lombardo risponde in una maniera un po' alla sua maniera, un po' scostante, meravigliandosi del fatto che Dante possa non conoscere il buon Gherardo. Dopodiché, senza tanti complimenti, saluta i due. E torna, si gira più esattamente per tornare all'interno della cornice, perché evidentemente durante il percorso si è allontanato, si è avvicinato al punto di uscita. Bene, e adesso il canto, XVI canto del Purgatorio.
Buio d'inferno e di notte privata d'ogni pianeta sotto pover cielo, quant'esser può di nuvol tenebrata, non fece al viso mio sì grosso velo come quel fummo, chivi ci coverse, né a sentir di così aspro pelo che l'occhio stare aperto nol sofferse, perché la scorta mia saputa e fida mi s'accostò e l'omero m'offerse. Sì come cieco va dietro la sua guida per non smarrirsi e per non dar di cozzo in cosa che il molesti, e forse ancida m'andava io nell'aere amaro e sozzo, ascoltando il mio duca che diceva: pur guarda che da me tu non sia mozzo. Io sentia voci e ciascuna pareva pregar per pace e per misericordia l'agnel di Dio che le peccata leva. Pur agnus dei erano le loro esordia, una parola tutt'era e un modo sì che parea traesse ogni concordia. Quei sono spirti, maestro, ch'io odo, dissi io, ed elli a me, tu vero apprendi, e d'iracundia van solvendo il nodo. Or tu chi sei, che il nostro fummo offendi, e di noi parli pur come se tu e partissi ancor lo tempo per calendi. Questo per una voce detto fue, onde il maestro mio disse: rispondi e dimanda se quinci si va sue. E io, o creatura che ti mondi per tornar bella a colui che ti fece maraviglia, udirai se mi secondi. Io ti seguiterò quanto mi lece, rispose, e se veder fummo non lascia, l'udir ci terrà giunti in quella vece. Allora incominciai con quella fascia che la morte dissolve, men vo suso, e venni qui per l'infernale ambascia. E se Dio m'ha in sua grazia rinchiuso, tanto che vuol chi veggia la sua corte per modo tutto fuor del moderno uso, non mi celar chi fosti, anzi la morte, ma dimmi, e dimmi si vo bene al varco, e tue parole fier le nostre scorte. Lombardo fui e fu chiamato Marco, nel mondo seppi e quel valore amai, al quale ha or ciascun disteso l'arco, per montar su dirittamente vai. Questo rispose e soggiunse: io ti prego che per me prieghi quando su sarai. Ed io a lui per fede mi ti leggo di far ciò che mi chiedi, ma io scoppio dentro ad un dubbio, s'io non me ne spiego. Prima era scempio ed ora è fatto doppio nella sentenza tua che mi fa certo qui e altrove quello ov'io l'accoppio. Lo mondo è ben così tutto diserto d'ogni virtute come tu mi sone, e di malizia gravido è coperto. Ma priego che m'addite la cagione, sì chi la veggia e chi la mostri altrui, che nel cielo uno e un quaggiù la pone. Alto sospir che duolo strinse in me. Ohi! Mise fuor prima, poi cominciò: frate, lo mondo è cieco e tu vien ben da lui. Voi che vivete, ogni cagion recate pur suso al cielo, pur come se tutto movesse seco di necessitate. Se così fosse, in voi fora distrutto libero arbitrio e non fora giustizia,
Per ben Letizia e per male aver lutto, lo cielo i vostri movimenti inizia, non dico tutti, ma posto che il dica, lume vedato a bene ed a malizia, è libero voler, che se fatica nelle prime battaglie col ciel d'ora, poi vince tutto, se ben si nutrica. A maggior forza ed a miglior natura, liberi soggiacete, quella cria la mente in voi, che il ciel non ha in sua cura. Però, se il mondo presente disvia, in voi è la cagione, in voi siccheggia, e io te ne sarò or vera spia. Esce di mano a lui che la vagheggia, prima che sia a guisa di fanciulla che piangendo e ridendo pargoleggia, l'anima semplicetta che sa nulla, salvo che, mossa da lieto fattore, volontier torna a quel che la trastulla. Di picciol bene in pria sente il sapore, quivi si inganna e dietro ad esso corre, se guida o frenna, non torce suo amore. Onde convenne legge per fren porre, convenne rege aver che discernesse della vera cittade almen la torre. Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? Nullo. Però che il pastor che procede rugumar può, ma non ha l'unghie fesse. Perché la gente che sua guida vede, pur a quel ben fedire ond'ella è ghiotta, di quel si pasce, più oltre non chiede. Ben puoi veder che la mala condotta è la cagion che il mondo ha fatto reo, e non natura che in voi sia corrotta. Soleva Roma, che il buon mondo feo, due soli aver, che l'una e l'altra strada facean vedere, e del mondo e di Deo. L'un l'altro ha spento, ed è giunta la spada col pasturale, e l'un con l'altro insieme, per viva forza mal convien che vada, però che giunti l'un l'altro non teme, se non mi credi. Pon mente alla spiga, che ogni erba si conosce per lo seme. In sul paese, Cadice e po' Riga, solea valore e cortesia trovarsi, prima che Federico avesse briga, or può sicuramente indi passarsi per chiunque lasciasse per vergogna di ragionar co buoni e d'appressarsi, ben ventre vecchi, in cui ancor rampogna l'antica età alla nuova, e lor par tardo che Dio a miglior vita li ripogna, currado da palazzo il buon Gherardo e Guido da Castel, che mei si noma francescamente il semplice Lombardo. Di oggimai che la chiesa di Roma, per confondere in sé due reggimenti, cade nel fango e se brutta nella soma. O Marco mio, dissi io, bene argomenti, ed ora intendo perché dal retaggio i figli di Levi fossero essenti, ma qual Gherardo è quel che tu per saggio di che rimaso della gente spenta, in rimprovero del secol selvaggio? O tuo parlar m'inganna, o el mi tenta, rispose a me, che parlandomi tosco par che del buon Gherardo nulla senta, per altro soprannome io non conosco, si non togliessi da sua figlia Gaia. Dio sia con voi che più non vegno vosco. Vedi l'albor che per lo fummo raia già biancheggiare, me convien partirmi l'angelo e ivi.
prima che io li paia. Così tornò e più non volle udirmi.